Preparazione. Un goccio d'olio in padella e metà di cipolla. Facciamo un po' soffriggere la cipolla. Pomodoro. Ok, lo facciamo andare, ovviamente usate questa e ci mettete un po' di acqua, così almeno sciacquate la bottiglia che c'è dentro il sugo e la mettete qua, così il sugo non si diventa, diciamo così, invece di attaccarsi tutto. Scusate per le riprese, ma avendo cavalletti un po' distrutti è difficile riprendere. Comunque, facciamola andare per 40 minuti. E scusate per il sottofondo del bus, ma ho la finestra aperta. Comunque, facciamo andare il sugo per 20 minuti. Le tagliamo sottili, io lo tagliate col coltello, voi toglieteli ovviamente così sottili e li mettiamo. Ok, dovete infarinarle e giustamente metterle in padella e friggerle. Non è che vi ho fatto vedere per friggerle perché se no ci mettevo tanto. Per cui queste sono quelle fritte, quelle già fatte in padella con la farina. Adesso mettiamo il basilico nel sugo. E ovviamente dovete mettere il sale, assaggiate e mettete il sale. E ovviamente il sugo è pronto dopo aver preparato le zucchine fritte. Adesso assaggio di sale e il sugo. Allora, non so perché si vede così, comunque mettiamo il sugo nella teglia, poi le zucchine fritte con uno strato così. Mettiamo tutte le zucchine che abbiamo fritto. Ovviamente io non avevo il coso e l'ho tagliati col coltello e giustamente
certi mi sono venuti bene, e invece certi sono venuti un po' storti. Comunque, mettiamo ancora il sugo sulle zucchine, poi un po' di grana che non ve l'ho detto negli ingredienti, mi sono dimenticata. Mettiamo il grana. E ovviamente la mozzarella che abbiamo tagliato. Ok, e ovviamente facciamo sempre la stessa cosa come prima. Mettiamo le zucchine, il sugo, poi il pangrattato e la mozzarella. Dovrebbero essere tre strati, spero che mi avanzano. Ok, allora io ho fatto due strati perché non mi sono avanzate le zucchine e il sugo e non capisco perché, siccome erano giuste. Boh, vabbè, comunque questo più o meno è il risultato. Adesso li mettiamo in forno per 75 minuti, il tempo di cuocerlo, e poi sono pronti. Il problema è che ovviamente non ho avuto l'altro strato, se no veniva meglio. Però viene praticamente così. Per cui adesso lo mettiamo in forno e aspettiamo che si cuoce. Siccome ho la batteria scarica, concludo qui il video perché ormai è finito. Allora, sono a 200 gradi, ho messo, se mai potete anche abbassarlo, dipende dal forno, e 30 minuti di cottura. Prima avevo sbagliato, comunque 30 minuti, perché le zucchine in teoria le abbiamo già cotte. In padella un po' con la frittura, per cui diciamo che va bene. Aspettate che si cuociono, guardate, e ovviamente sono pronte. Il risultato, questo è il risultato. Mettete ancora un po' di pepe sopra e finito. Praticamente questo è la zucchina parmigiana di zucchine, invece alla melanzana l'abbiamo fatta alle zucchine. Con questo chiudo il video. Un like, ovviamente vi lascio la foto nella schermata. Un like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.